Ho visto il Grimace in casa mia. Purtroppo nei giorni scorsi ho bevuto il Grimace Shake. E in questo video c'è anche il Guest, che mi dice che cosa fare. Ad un certo punto faccio un rituale per scacciare il Grimace, ma non dovevo farlo. Mi sa che ha solo peggiorato le cose. Prima di iniziare scrivete nei commenti quanto fa 7 più 2. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Vedete il Grimace Shake? È proprio questo qui. Ma io non l'ho bevuto. E poi guardate, è una schiuma stranissima. Cos'è? Secondo me non va bevuto. Oh mio Dio, mi ha scritto il Guest. Devo guardare questi video. Sono dei video inquietanti che sono stati trovati su internet in generale. Quindi questo è sicuramente un TikTok, scusate. Allora c'è una famiglia, o comunque madre e figlio, che entrano in casa. E si vede questa cosa. Questo qua l'avevo anche visto, ma non so se l'ho già portato perché ho pensato che fosse troppo inquietante. Guardate, questo tizio li stava seguendo e è stato registrato dalla telecamera di sicurezza. Però perché il Guest vuole che io veda questa cosa? Forse perché mi sta dicendo che fa lui la stessa cosa con me, può essere, non lo so, ma mi fa molta paura. Ma che cosa stai facendo? Vattene immediatamente via! Questa gente mi fa arrabbiare, raga. Perché, cioè, che caspita fai? Queste sono delle bambole maledette! Cosa stanno facendo? Si stanno muovendo da sole! E non c'ha la batteria, come fa a muoversi allora? No, che stai facendo? Sto qua sta andando su una funivia. No, 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 tu sei fuori di testa. Tu sei fuori di testa. Che stai facendo? No, 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 è troppo veloce. Ma poi, ma zio, ma dove caspita sei finito? Ma sei sulla montagna? No, raga, sta andando talmente veloce che non potete nemmeno immaginare. Si vede il fumo. Cioè, se cadi da qua sei finito. Oh, è rotta! No, 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 io non so che... È a metà strada. No, 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 questa cosa è la cosa più inquietante. No, chi è quella là? Cosa sta facendo? Non so se ridere o se spaventarmi. Cosa, raga? Che cacchio è? Oh mio Dio, che brutta che è! Manco io che faccio le facce sono così brutto fra poco. È stato visto un fantasma mentre sto tizio stava andando ad esplorare questa caverna. Si pensava su Minecraft probabilmente, ma nella vita reale tipo... Ok, è uscito dalla caverna, scherzavo. No, 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 scappa, 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 brutto, brutto. C'era scritto umanoidi horrorif, cioè molto brutti. Perché, poverini? Non si devono discriminare gli umanoidi. Vabbè, bruttino, ma non è che per questo lo devi odiare, scusami. Oh mio Dio, c'è qualcosa sospeso per aria. Che caspita è? È un granchio che vola. Cos'è quella roba, raga? Ma che caspita è successo in sta casa, scusate. Adesso basta giocare. Intanto loro sono tranquilli, no? Certo. Ah, chi è sto qua? Che cosa vuole sto qua? Perché? No, 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 no. No, 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 vai via. Oh mio Dio, questo messaggio del Guest ha detto che devo giocare a questo gioco adesso. Il Guest ha detto di giocare a questo gioco spaventosissimo dove ci sono tutti gli animatronici. C'è Freddy Bear. Ho preso il Grimace Shake proprio qui con me. Allora, vediamo di trovare la stanza di controllo perché so che c'è una stanza di controllo. Allora, è tecnicamente qui circa, più o meno. Forse qua esattamente, mi sa di sì. Meglio, a volte guarderò a sinistra perché c'è di più, cioè vedo di più. Perché da voi si vede di più e quindi vedo il vostro schermo, capito? Però dove diamine è la stanza di controllo? Potrei morire da un momento all'altro, quindi vorrei evitare. Ah, che paura, porca puzzarda! Scappa, loro sono pericolosissimi. Cioè, anche se adesso non mi fanno niente perché fanno finta di dormire quei cattivi. Forse è qui la stanza di controllo, vi prego ditemi che è qui la stanza di controllo. Ah, ci straccina. Eccola, è qua. Sì, l'ho trovata. Allora, adesso tecnicamente ci entro dentro e mi chiudo. Ok, come si fa a chiudere? Hello. Ok, con la E. Perfetto, mi chiudo in un attimo dentro. Questa è la batteria, vedete? E qui chiudiamo la... No, allora questo è il posto dove si possono vedere tutte le cose. Chiudiamo questa cosa perché dà un fastidio assurdo e non si può capire niente. Siamo al 35%. Ah! Rifacciamo perché l'ultima volta che l'ho fatto ho urlato tanto, come avete ben sentito probabilmente. Mi sono spaventato molto, me ne sono andato, ho fatto una piccola pausetta perché ho paura di questi giochi. Io ci soffro in questo, cioè nel senso mi fa molta paura. Cerchiamo di trovare la dannata stanza di controllo prima che io impazzisca e perda la pazienza. Perché io veramente questo Guest che mi dice di giocare ai videogiochi forse l'ha fatto apposta perché gli piace divertirsi. Nel senso, gli piace divertirsi in modo brutto, nel senso che praticamente mi vuole far paura, io lo so, lo so. Allora, vediamo l'ultima volta. Allora, sto sentendo rumori strani, ma è questa cosa qua. Perfetto, chiudiamo qua e chiudiamo qua. Non dovrebbe esserci niente, però vedete, lui da qui può entrare. Ora, sta all'89%, giusto? Ok, sì. Vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, qua si possono vedere, qua c'è la stanza di controllo, vedete? E qua ci sono i corridoi della stanza di controllo.
Non c'è un cavolo per ora, per fortuna. Speriamo, perché se no poi dopo io mi spavento. Vediamo se troviamo però Freddy o qualcuno qua in giro. Spero di no, perché se lo trovo io mi spavento tanto, 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 tanto. E non vorrei, ovviamente, perché se mi spavento poi dopo urlo di nuovo come ho fatto l'ultima volta. Se urlo così tanto muoio, cioè proprio di paura. Ok, controlliamo qua perché ho paura che ci sia qualcuno. Ah, 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 l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Vedete, eccolo qua, se ne sta andando da questa parte. Lo vedete? Certo che lo vedete. Vediamo un attimo dove però. Oh mio Dio. No, raga, è da questa parte. Raga, non voglio. Raga, no, è da questa parte. Sto per mettermi a piangere, giù. Sì, è lì, l'avete visto, l'avete visto, è lì. No, 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 chiudiamo, chiudiamo questa porta, chiudiamo. Via, via, chiuditi. No, 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 no. No, 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 mettiamo qua. Oh mio Dio, si sta avvicinando. Si sta avvicinando. No, non voglio che si avvicini. Vai via. Non scordiamoci quest'altro corridoio. Lo sapevo, lo sapevo, lo... Come? Era lì, raga, era lì. Come ha fatto a prendermi? Questo gioco mi dà fastidio. Eh sì, vedete, mi stava spiando, ma io me ne vado. Non sto mica qui. Mica sto qui a farmi uccidere. Io me ne vado proprio via. No, non ti prego. Qua mi sa che ci prenderemo gli infartini. Ah, no, si sono attivati. Aiuto, aiuto. Aiutatemi, per favore. Non voglio essere ucciso. Adesso basta giocare a questo gioco. Porca puttana, ma in che senso? Che cosa vuoi, Grimace, da me? Vieni subito qua! No, 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 no! Avete visto, è scomparso! Ok, devo immediatamente prendere la candela e fare un rituale per togliere il Grimace da questa casa. Almeno spero di riuscirci, porca puzzarda. Ho preso il Grimace Shake proprio qui con me. Ha un odore molto buono e invitante. Vorrei quasi berlo, ma non lo farò perché so che poi dopo mi chiama il Grimace e io non voglio. Però questo mi serve per fare il rituale, perché con questo riusciamo a mandarlo via il Grimace. Mi raccomando, è importante che non ripetiate le azioni che vedete svolgere in questo video. Qua c'è la candela. Eccola, è proprio qui. Ok, questa candela mi permetterà di fare il rituale. Il Grimace Shake al centro e dovrò girare la candela 3 volte e dire: Grimace, vai via da questa casa. Grimace, vai via da questa casa. Grimace, vai via da questa casa. Oh, cos'è questo rumore? La candela si è spenta, fa anche il fumo, vedete? Non so se riuscite a vedere. No, non va bene, non va affatto bene. Perché sta facendo così tanto fumo? Oh mio Dio, questa è l'influenza del Grimace, ne sono sicuro. Cioè, credo, non lo so. Sentite, facciamo così. Ho un'idea. Per testare se il Grimace c'è ancora, io direi di girarmene per la casa. Ma io voglio che voi veniate con me, perché sennò ho paura di stare da solo. Per favore, tenetemi compagnia. Aspettate, non posso bere, stavo per bere. Se lo bevo lo richiamo. Vabbè. Allora, sentite un po'. Facciamo così, andiamocene in giro per casa, pian piano. Spero che non ci sia il Grimace, per favore. Io spero di fare veloce questo giro, perché non voglio che il Guest mi faccia fuori. Perché dobbiamo andare a completare il gioco, se no il Guest entrerà nella mia vita. E non voglio vedere una creatura orribile come quella. Allora, in camera mia non c'è. Grimace, mi senti? Pronto? Ci sei? Non c'è nessuno, sembra un pazzo. Sentite, facciamo così. Ho messo via il Grimace Shake, così possiamo concentrarci sul signorino. Intendo il Grimace. Il Grimace, sei qui? Spero che voi non vediate niente dietro di me, perché io a volte mi giro a guardare, ma non è che vedo molto, Sentite, facciamo così. Andiamo da questa parte, perché qui c'è un'altra zona della casa. Ho fatto un po' di giri nella casa e non sembra che ci sia nessuno. Ma ho come un presentimento. Non vorrei che il Grimace ci sia. Cioè, spero di averlo tolto da casa mia, anche se non ne sono certo. Mi è venuta un'idea. Allora, l'idea è quella di spegnere le luci in questa stanza. Perfetto, c'è solo questa luce qua. Vi garantisco che qua in giro è tutto buio. C'è solo la mia faccia che è illuminata da questa luce qua. Io so che le creature cattive come il Grimace riescono a spegnere le candele quando ci sono, e il buio amplifica i loro poteri, cioè li rinforza praticamente. Quindi vado immediatamente a prendere la mia candela, proprio questa qui. Allora, questa candela qui mi dirà se c'è il Grimace.
Cioè, non so se è una teoria esatta oppure se sto impazzendo. Può essere che stia impazzendo, ma potrebbe anche essere che in realtà ho ragione. Perché se questa candela qua si spegne, vuol dire che il Grimace è dentro casa mia. Ancora! E vuol dire che non è stato sconfitto dall'incantesimo che ho fatto prima. E spero invece che si possa fare questa cosa, perché io non lo voglio vedere qua in giro. Porca puzzarda! Adesso vado a prendere immediatamente il fiammifero che accenderò la candela. Ok, la vedete? È questa qua. Adesso spegnere la luce perché serve il più buio possibile. Ora non mi vedete praticamente. Oh mio Dio, che cosa inquietante e paurosa. No, raga, io vedo tutto buio. Tutto buio. C'è tutto buio, non sto scherzando. Tutto quanto. Ed è veramente paurosissima questa cosa. E la candela, non so se riuscite a vedere, ma sta facendo strane cose. Vuol dire che ci sono degli spostamenti d'aria, che forse sono io che sto parlando in questo momento. Quindi adesso sto zitto e vediamo insieme che cosa succede, ok? È colpa del Grimace. L'ho visto prima, l'ho chiaramente visto prima. Oh mio Dio. No, qua c'è qualcosa di più forte di me, più forte dei miei incantesimi. Perché l'abbiamo visto tutti. Si è spenta, io non voglio che... Perché si è spenta? Forse si è spenta perché stavo respirando. No, però io ho visto il Grimace, era di nuovo qua, era davanti a me. Non lo vedevo bene perché era tutto buio. Però comunque ora non sembra che ci sia qua in giro, anche se c'è sicuramente in casa mia. Accidenti.